Tristezza. Ultimo giorno di mare, torniamo a casa. Siamo tornati ieri da Milano, siamo stati 3 giorni meravigliosi io e Luca. E niente, ora sto sistemando un po' la casa. Vabbè, torniamo per il fine settimana perché comunque siamo vicinissimi a Tortoreto. E, sperando che sabato e domenica sia un po' meglio. Vi faccio vedere il tempo fuori? Bello, bellissimo, bellissimo. Proprio mi vede da piagne. Cioè, oggi è così. Così. Partire col tempo così, da un lato dici vabbè, non ho alternative, dall'altro, santo cielo, questa è la zanzariera distrutta da leone. Si vede, guarda qua, guarda, guarda. E niente, freddo, freddo, vento, pioggia, si va. Ho dovuto chiudere il leone fuori dalla porta perché ogni tanto per gioco mi azzanna le caviglie. Infatti. Guarda che ti vedo, guarda che ti vedo, eh. Ti vedo che sei lì pronto ad azzannarmi. Ho preso questo scrub della Just, che è un brand svizzero fantastico. Perché c'ho questo zoom mostruoso? Aspettate, che ero, ecco. Fantastico. Questo brand qui lo vendono solamente delle venditrici. Io ne conosco una qui in zona. Quindi non lo trovate online, non dovete cercare un rivenditore in zona, che però in genere appunto tipo quelli dell'Avon, cioè non c'è un negozio fisico, non so come spiegare. Questo scrub profuma moltissimo e aiuta moltissimo a rendere la pelle innanzitutto, vabbè, super pulita dalle cellule morte. E non spaventatevi perché lo scrub non toglie la bronzatura, anzi, rende la pelle più bella e quindi la poca bronzatura che ancora avete verrà fuori completamente. Super consigliato. Sempre della Just ho preso anche queste goccine, questo olio essenziale Tono e Armonia che ha dentro agrumi, ma anche qualche fiore, vediamo cosa c'è. Arancio, menta, limone, lime, è buonissimo. E, da non utilizzare assolutamente la sera prima di andare a letto, come ho fatto io, perché ti dà una botta di energia non necessaria prima di andare a letto, ma lo metterò invece in infusione, cioè comunque come si dice, cioè lo utilizzerò per profumare lo studio, perché dà molta serenità e molta energia. Ottimo, anche per i massaggi. Fammi vedere se ho ripreso tutto. Ah sì, altra cosa della Just, mamma mia, buio totale, che vi consiglio, vabbè, le goccine pomelo immancabili nel mio beauty, io le uso davvero, non per finta. E, sempre della Just, che non mi paga per dirvelo, ma veramente sono prodotti super e quindi ve li consiglio, questo colluttorio, io non, devo dire la verità, non lo utilizzo. Il colluttorio, cioè lo so che si dovrebbe, ma faccio pena per queste cose. Però da quando ho questo lo utilizzo sempre perché è ottimo e lascia la bocca super fresca e pulita. Quindi buono, qualche goccina nell'acqua, sciacquate per 1 minuto e via. Io vorrei andare, ma proprio c'è il diluvio universale, non so se si percepisce. Cioè si percepisce, si sta allagando anche casa qui. Chiudo. Tortoreto piange la nostra partenza? Lo piango pure Leone, tu rimani ancora 2 giorni qua con la nonna, sei felice? Ora va, valigie ovunque. Meno male che a Milano questi 3 giorni c'era un sole meraviglioso, anche troppo caldo direi, però è stato veramente bellissimo. Vi lascio qualche foto, vi faccio vedere cosa abbiamo fatto. Siamo arrivati a Milano ad ora di pranzo e poi a cena ci siamo visti con la mia amica Alessandra e il suo figlio Francesco per un hamburger verde Double Brothers. Giorno successivo siamo andati in Cattolica, alla mia università, e poi al Museo della Scienza a guardare il sottomarino e tante altre cose interessanti. A cena da Io, un ristorante giapponese stellato, con proposte fantastiche, dolci memorabili. Questo era un gelato alla vaniglia e questo invece era il mio dolce al cioccolato. Irripetibile, ve lo consiglio. Vacanzina breve, quindi giro in centro il giorno successivo e poi nel pomeriggio a casa, purtroppo. Ho rubato 2 pesche a casa dei miei genitori. Diciamo che durante l'anno mi spiace non avere i miei genitori al piano di sotto per andare a fregare cose da mangiare che non ho.
Che delirio qua in cucina, ragazzi. Che io sto ancora in pigiama nel frattempo perché piove. Vorrei tornare a Teramo, ma piove veramente tanto, quindi non mi va di mettermi in macchina. Mangio una pesca. Luca, pesche dei nonni! Dato che diluvia, ci mangiamo un couscous con salmone e una pasta al sugo. La cucina ormai era chiusa. Buono? Questa è la coppia, un couscous al curry con carote, peperoni, zucchine, valeriana, salmoni. Buonissimo. Io sarei anche pronta. Sì, ho due federe diverse perché non trovo le federe di queste lenzuola di mia madre meravigliose che mi ricordano molto quando ero piccolina. E quindi la fine dell'estate va così, ok? Tutto un po' a caso, lavatrici da fare, quindi quello che c'è va bene così. Vorrei partire, l'ho già detto, ma continua a piovere, ci sono un sacco di sottopassaggi allagati, quindi io già non so guidare di mio, dovete sapere, forse questo non ve l'ho mai detto, non sono proprio una guidatrice nata, ecco. Evito le autostrade, le superstrade, perché non amo correre, non amo sorpassare, non mi piacciono i camion, e più se c'è un pericolo, tipo un sottopasso allagato, aspetto. Partirò? Chi lo sa. Comunque va tutto abbinato, lo smalto, la maglietta, questa l'ho presa in viaggio di nozze a New York, mamma mia, c'ha 1000 anni, i pantaloni mirtilli, tutto mirtillo, tutta lilla, tutta mirtillosa. Madonna, devo partire, aiuto, non posso più. Ora no, prendo a testa della finestra. Aspetta, vediamo se è smesso. No. Per la serie bentornata a casa, sto pulendo da 45 minuti, un'ora anche. La cucina, perché ho aperto il frigorifero e un cassettino laterale, forse rimesso male, pieno di liquori, è precipitato a terra. Schegge ovunque. Ubriaca totale, perché nell'aria non vi dico che profumino. E niente. Bentornata. Che poi non vi dico. È tutto appiccicato in questo momento. Sarà la terza volta che passo lo straccio col sapone, con l'alcol, con tutto. Scheggette minuscole ovunque, in tutte le fughe si annidano queste stronze. E niente. Me lo immaginavo diverso sto rientro, eh. Comunque, bella bella, vado a fare la spesa perché questa casa è vuota dopo 3 mesi di mare, cioè è stata vissuta da mio marito. Posso dire, era meglio di no, però sapete quando lasciate le case ai mariti, ma vabbè, ha fatto del suo meglio, diciamo. E, ho ripulito tutto e così, vestita in maniera improbabile, adesso andrò a fare la spesa. Spesa che magari registrerò perché potrebbe essere una spesa interessante, la spesa del rientro dalle vacanze. Non mi posso guardare. Mi sono anche arrivati dei prodotti da visionare, cosmetici magistrali, cioè magistrali nel senso che faranno un lavoro da paura, spero. Do un'occhiata e poi vi faccio sapere. Devo anche ringraziare qualcuno, sì. Poi devo comprare, secondo me, per girare questi vlog, una mirrorless, si chiamano quelle telecamerine un po' professionali, perché mi dite che non si sente niente e anche la qualità del video non è il massimo. Mirrorless che potrebbe essere carina anche da utilizzare per i reel, ma sono povera. Mi sono pure allenata.